Esaminiamo questa trave continua formata da tre tronchi, 1, 2 e 3. E vogliamo ricavare le reazioni vincolari e tracciare diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione interna, e cioè sforzo normale, taglio e momento. E allora la prima operazione da fare è vedere un po' se questa trave è isostatica e quindi se ammette soluzioni, cioè se è possibile individuare le reazioni vincolari. Ebbene, abbiamo tre tronchi, quindi possiamo dire che il numero complessivo dei gradi di libertà è 3t, 3 per 3, 9. Numero dei vincoli semplici, 3, 5, 6, 8, 9. Quindi il numero dei gradi totali di libertà uguaglia il numero dei vincoli. Ma questa cosa non è sufficiente perché i vincoli potrebbero essere disposti in maniera tale da rendere la struttura labile o addirittura iperstatica. Potremmo fare un ragionamento di carattere cinematico ricordando i video che abbiamo fatto sul tema dell'analisi cinematica delle strutture. E allora guardiamo un po' il primo tronco. Qui abbiamo un primo tronco, un secondo tronco e un terzo tronco. È incastrato, quindi potremmo dire che questa cerniera in B, essendo fissata a una struttura rigida, fissa, incastrata, è come se fosse questa cerniera incastrata all'esterno. E allora guardiamo questo secondo tronco. Qui c'è una cerniera, il centro di rotazione della cerniera è nella cerniera stessa, ed è un centro di rotazione assoluto. Ci sarebbe il cinematismo, cioè il movimento della struttura, se i centri di rotazione coincidessero in un punto. E allora abbiamo detto, la cerniera B ha il centro di rotazione nel punto B. Il carrello in C ha un centro di rotazione che è sull'asse del carrello, quindi non potrà mai esserci una coincidenza dei centri di rotazione, e dunque anche il secondo tronco è fisso. Se è fisso il secondo tronco, la cerniera in D, a sua volta, potremmo considerarla come una cerniera fissa incastrata all'esterno, e quindi il centro di rotazione della cerniera è in D. Il centro di rotazione di un doppio pendolo è un punto improprio qualunque del piano, che non potrà allora mai coincidere con il centro D, e quindi si conferma che questi tronchi sono fissi, cioè non si spostano. È una struttura isostatica. E possiamo passare al calcolo delle reazioni vincolari analizzando tronco per tronco. In realtà dovremmo scrivere un sistema di 9 equazioni con 9 incognite, che è abbastanza complesso da risolvere, però vediamo se scrivendo le equazioni tronco per tronco si può seguire una via più facile. E allora cominciamo dal primo tronco, ma evidentemente dobbiamo individuare queste reazioni. Abbiamo ad esempio questo sistema di riferimento per quanto riguarda le forze e quindi le reazioni vincolari, e stabiliamo che abbiamo una reazione ipotetica y con a, i versi li mettiamo arbitrariamente e poi vedremo se devono essere cambiati oppure no. Ci sarà in A una reazione anche x con a, questo è un incastro, e un momento incognito che chiamiamo m con a. In B ci sarà una reazione alla cerniera che, ricordiamo, la cerniera esercita due reazioni uguali opposte su due tronchi che essa collega. Chiamiamo semplicemente questa reazione y con b. In C ci sarà la reazione del carrello, che chiamiamo y con c. In D ancora una volta la reazione incognita della cerniera D, che indichiamo con due frecce uguali opposte. Una sul secondo tronco rappresenta la reazione della cerniera sul secondo tronco, l'altra la reazione della cerniera sul terzo tronco. E il doppio pendolo reagisce semplicemente con un momento. Segniamo arbitrariamente questo verso, salvo poi eventualmente modificarlo, e questo è il momento M con F. Questa è la reazione Y con D. Bene, e scriviamo allora queste equazioni. E analizziamo tronco per tronco. Quindi, primo tronco. Allora, scriviamo le tre equazioni di equilibrio solite, sommatoria dell'X uguale a 0. La somma di tutte le forze orizzontali è nulla. Abbiamo la X con A, quindi possiamo scrivere che X con A è uguale a 0 perché non ci sono altre forze che entrano in gioco. Sommatoria delle forze verticali è uguale a 0. Quali sono le forze verticali? Cioè la y con a che è rivolta verso l'alto, quindi segno positivo, y con a più y con b, non ci sono altre forze, tutto questo è uguale a 0. Sommatoria dei momenti rispetto a un polo qualunque, per esempio rispetto al polo A. Questa sommatoria deve essere nulla. Quali sono le forze che entrano in gioco? E beh, sono proprio il momento m con a che è antiorario, quindi è negativo, meno m con a.
Questa forza Y con B è rivolta verso l'alto, stiamo parlando della reazione della cerniera sul primo tronco ed è rivolto verso l'alto, quindi rispetto ad arco tensenza antiorario, allora meno Y con B per questa distanza che è 4 metri. Tutto questo è uguale a 0. Primo sistema di equazioni per il primo tronco. Passiamo al secondo tronco. E allora, anche qui, la somma delle forze orizzontali deve essere 0, ma non abbiamo forze orizzontali. Somma di tutte le forze verticali deve essere 0. Quali sono le forze verticali? Allora, c'è la Y con B, che questa volta la reazione della cerniera in B sul secondo tronco è rivolto verso il basso, quindi scriveremo meno Y con B più Y con C più Y con D meno Q, che è la risultante del carico distribuito, che è data da 2, cioè il valore del carico per metro lineare, per questa distanza complessiva che è 3 più 3 è 6, 12, quindi scriviamo direttamente meno 12. Tutto questo è uguale a 0. Sommatore dei momenti rispetto a un polo, per esempio il polo C. E perché scegliamo il polo C? Perché qui annulliamo due forze, semplifichiamo i calcoli, queste due forze passano per il punto C, il braccio è nullo, non c'è momento. E allora però c'è il momento di questa forza, che è rivolta verso il basso, la rotazione è antiorare, quindi meno Y con B per questa distanza che è 3 metri. Questa forza, la Y con D, reazione della cerniera sul secondo tronco, anch'essa è rivolta verso l'alto, rispetto al punto C la tensenza è antiorare, quindi ancora segno negativo, meno Y con D per 3 metri. Non ci sono altre forze, tutto questo è uguale a 0. Passiamo al terzo tronco. E allora, la somma delle forze orizzontali è 0, non abbiamo alcuna forza orizzontale. Somma delle forze verticali. Quali sono le forze verticali? Allora, c'è la Y con D sul terzo tronco che è rivolto verso il basso, quindi segno meno. Meno Y con D, meno F, che vale 10 kN, quindi scriviamo direttamente meno 10. Non ci sono altre forze verticali. Tutto questo è uguale a 0. Sommatore dei momenti rispetto a un polo qualunque, per esempio rispetto al punto D, è uguale a 0. E allora, il momento rispetto al punto D della forza F sarà dato da 10 per 2. Momento orario, quindi segno positivo. Questo momento è negativo, quindi meno M con F. Tutto questo è uguale a 0. Allora, vediamo un po' se c'è qualche sistema che si possa risolvere in maniera immediata, evitando così di risolvere un sistema complesso, ripeto, di 9 equazioni con 9 incognite. E allora, primo tronco, qui abbiamo 2 incognite, qui ne abbiamo un'altra, abbiamo 3 incognite, e questo sistema lo risolviamo da solo. Qui abbiamo 3 incognite qui, 2 equazioni, non lo risolviamo. E qui possiamo fare qualcosa, perché per esempio questa equazione, qui c'è una sola incognita e anche qui c'è una sola incognita, e allora risolviamo questa prima equazione qui. Possiamo subito dire che meno Y con D è uguale a 10, cioè che Y con D è uguale a meno 10 kN. Quindi questo vuol dire che il verso, avendo il segno negativo, vuol dire che questo verso ipotizzato delle due reazioni Y con D è sbagliato, quindi cancelliamo e invertiamo il verso delle due reazioni. Il valore della Y con D è 10 kN. E possiamo anche ricavare M con F da questa seconda equazione, e infatti abbiamo che possiamo scrivere 20 meno M con F è uguale a 0, da qua ricaviamo che M con F meno M con F è uguale a meno 20 kN per metro. Il segno è positivo, quindi questo verso ipotizzato è giusto, e quindi scriviamo che il momento in F vale 20 kN per metro. Bene. Passiamo allora al secondo tronco. Noi abbiamo calcolato il valore della Y con D, che conosciamo, e allora in questa equazione abbiamo soltanto un'incognita che possiamo facilmente risolvere, che è la Y con B. 3 e 3 vanno via, resta che meno Y con B meno Y con D è uguale a 0, quindi meno Y con B è uguale a Y con D. Cambiamo i segni, Y con B è uguale a meno
y con t, ma quanto vale la y con t? L'abbiamo calcolato quale valore? Meno 10, quindi meno 10 kN verrà più 10 kN. Questo è il valore della y con b, quindi il verso che abbiamo ipotizzato è giusto, questo verso qui. E il valore della y con b è ancora 10 kN. E allora, conosciamo la y con b, conosciamo la y con d, possiamo anche risolvere questa equazione qui. E scriviamo che y con c è uguale, portiamo tutti gli altri termini al secondo membro, quindi y con b meno y con d più 12. Allora vediamo un po', la y con b vale più 10 kN, quindi più 10. La y con d vale meno 10, ma qui abbiamo un segno meno davanti, quindi meno 10 per meno 10 fa più 10. Più 12 ancora. Il valore che abbiamo è di 32 kN. Il valore della y con c, segno positivo vuol dire che il verso è giusto, il verso ipotizzato. Bene, allora passiamo al primo tronco. La y con b la conosciamo. Possiamo allora ricavare da questa equazione subito il valore della y con a. Abbiamo che y con a più y con b, che vale 10 kN, quindi scriviamo più 10, è uguale a 0. Quindi la y con a sarà uguale a meno 10 kN, il che vuol dire, il segno negativo, che questo verso ipotizzato è sbagliato e la forza, la reazione va verso il basso. Il valore è 10 kN. E dunque possiamo risolvere anche quest'altra equazione. Quindi questa equazione diventa meno m con a meno y con b, b vale più 10, quindi meno 10 per 4 è uguale a 0, e m con a sarà uguale a meno 40 kN per metro. Quindi vuol dire che questo verso è sbagliato. Il verso vero è questo qui, è un verso orario. M con a vale 40 kN per metro. E quindi abbiamo individuato con facilità i valori delle reazioni vincolari. A questo punto possiamo passare al tracciamento dei diagrammi. Possiamo subito dire che lo sforzo normale non c'è, non c'è alcuna forza orizzontale. Tracceremo allora solo i diagrammi del taglio e del momento. Diagramma del taglio, questa è la linea fondamentale, portiamo giù i punti significativi. E allora vediamo un po', cominciamo dal punto A. Il taglio nel punto A è dato subito dal valore di questa reazione, y con A, che va verso il basso. Quindi se consideriamo un concio generico, abbiamo questa condizione che corrisponde al taglio negativo. Il valore è negativo, ricordiamo che il taglio è al di sopra della fondamentale, inseriamo i valori positivi al di sotto quelli negativi. E quanto vale il taglio? Un valore negativo che vale 10 kN. Quindi ecco, possiamo utilizzare una scala che decidiamo noi, questa misura equivale a 10 kN ed è il taglio nel punto A. Come si prosegue andando verso destra? E non intervengono altre forze, quindi possiamo dire che fino al punto B il taglio ha un andamento costante. E che cosa succede ora? Proseguendo verso destra rispetto al punto B interverrà anche il carico distribuito, e noi sappiamo che dove c'è un carico distribuito l'andamento del diagramma del taglio è lineare, cioè una linea inclinata, non costante ma inclinata. E allora come possiamo procedere? Possiamo ricavare il valore del taglio nel punto C, però immediatamente a sinistra del punto C, quindi il taglio nel punto C a sinistra. E a quanto è uguale questo valore del taglio? Vediamo un po' tutte le forze taglianti a partire dal punto B. C'è questa forza che va verso il basso, quindi considerando il nostro concio,
dà luogo a un taglio negativo. E quindi possiamo scrivere che questo taglio vale 10 kN meno 10. Poi interviene il carico distribuito. Fino al punto C, quindi dovremmo considerare la risultante del carico distribuito relativa a metà del carico, chiamiamola Q'. E questa risultante sarà data da 2 kN per metro per 3, cioè 6 kN. E quindi il taglio prodotto da questa forza è ancora una volta negativo. Se ci mettiamo a destra di questa sezione, abbiamo ancora una situazione del genere. Taglio negativo, quindi ancora segno meno 6 kN. E quindi abbiamo un valore complessivo di meno 16 kN. Segno negativo, quindi questo valore del taglio lo segneremo più o meno qui. Che succede se ci spostiamo appena a destra del punto C? Quindi avremo il taglio, il valore del taglio nel punto C a destra. Questo taglio sarà dato dalla risultante di tutte le forze a sinistra, cioè in sostanza del taglio a sinistra, quindi T con C a sinistra. E però interviene questa forza tagliante, ora la Y con C, che crea rispetto a una sezione generica una situazione del concio di questo genere, quindi taglio positivo. Allora scriveremo più, o meglio, sì, più Y con C. Quindi il taglio nel punto C a sinistra è meno 16 kN. La reazione Y con C vale 32 più 32 kN. Il valore che abbiamo è più 16 kN. Il taglio del punto C a destra, che possiamo segnare ad esempio qui. Attenzione, quando ci spostiamo immediatamente dopo il punto C, consideriamo l'azione di questa forza. Non consideriamo questa forza qui, questa risultante, perché questa è la risultante di tutto il carico distribuito, ma noi stiamo analizzando solo il carico distribuito che va da questo punto B al punto C, quindi consideriamo questa risultante qui. E il taglio prodotto da questa risultante e da questa forza qui è il taglio di C a sinistra, cioè questo valore qua. Bene, come proseguiamo? L'andamento del taglio ha ancora andamento lineare e possiamo fare questo ragionamento. Partiamo dal punto F, qui non c'è taglio. Fino al punto E non c'è taglio. Dopodiché, spostandoci a sinistra del punto E, ci sarà un taglio, e se noi guardiamo il concio, positivo, che vale 10 kN, quindi un valore che più o meno è questo, e ha un andamento costante fino al punto D. Dopodiché non ci resta che unire questo punto con questo. Questo è il diagramma del taglio. Va bene, possiamo passare allora al diagramma del momento. E come al solito tracciamo una linea fondamentale. Diagramma del momento, ricordiamo, al di sotto della fondamentale inseriamo i valori positivi, al di sopra i valori negativi. Come possiamo procedere allora? Allora, partiamo dal punto A. Questo momento è evidentemente ruota in senso orario e tende alle fibre di sotto. Quindi il diagramma del momento avrà un'ordinata nel punto A al di sotto della fondamentale, un valore positivo, che vale 40 kN per metro, quindi supponiamo che il valore sia in scala questo valore qui. Come procediamo? E andando verso destra, il diagramma del momento varierà perché interviene anche questa forza, che tende le fibre superiori, quindi tenderà, man mano che ci allontaniamo dal punto A, il diagramma, l'ordinata del diagramma nella sezione generica tende a diminuire, fino ad annullarsi in B. In B abbiamo una cerniera, nella cerniera abbiamo sempre un punto di nullo del momento. E quindi andiamo a questo punto con questo. E ora come proseguiamo? Possiamo calcolare il valore del momento nel punto C. Quindi il valore del momento nel punto C. Questo valore sarà dato dall'azione di tutte le forze a sinistra del punto C relativamente al secondo tronco. Quali sono queste forze? Innanzitutto c'è la Y con B, che è rivolta verso il basso, quindi tende le fibre di sopra. Abbiamo un momento negativo nel punto C, che sarà meno Y con B,
per questa distanza che è 3 metri. Poi c'è questa risultante del carico distribuito da B a C, che vale 6 kN. Questo braccio è la metà di 3, cioè 1,5 metri. Quindi è un momento ancora negativo prodotto da questa forza, che sarà meno Q' per 1,5. Non ci sono altre forze che danno momento, quindi inseriamo i valori numerici. Meno Y con B, la Y con B vale 10 kN, quindi meno 10 per 3, meno Q' che vale 6 kN, quindi meno 6 per 1,5. E andando a fare i calcoli, il valore che otteniamo il valore del momento del punto C, che è dunque leggermente inferiore a questa ordinata qui, quindi potrebbe essere, beh, qua ci sovrapponiamo un po', potrebbe essere qui più o meno, a questo punto qui. Il valore abbiamo detto che è di 39 kN per metro, valore negativo, del momento del punto C. Ma non possiamo unire questo punto con questo punto qui, perché qui abbiamo un carico distribuito, quindi abbiamo un andamento parabolico. E come possiamo tracciare questa parabola? Allora, supponiamo per un momento che non esiste il carico distribuito da B a C, ma lo sostituiamo con la sua, semplicemente con la sua risultante Q grande. E allora vuol dire questo, che nel punto C il momento sarà dato solo da questa forza Y con B per questa distanza. Quindi diciamo M'C sarà uguale a questa forza che è 10 kN, la Y con B, per questa distanza che è 3 metri, sono tese le fibre di sopra, quindi valore negativo, quindi segno negativo, verrà meno 30 kN per metro. Questo valore di meno 30 più o meno sarà qui. Quindi abbiamo questo valore del momento nel punto C, che abbiamo se sostituiamo al carico distribuito la sua risultante Q grande, che agisce proprio sul carrello C. Se così fosse, avremo questo valore del diagramma, questo valore del momento nel punto C. Ma in realtà questo carico distribuito c'è, e quindi nel punto C il valore effettivo reale del momento sarà dato dal prodotto di questa forza per questa distanza, a cui sommiamo algebricamente il prodotto di questa forza risultante del carico distribuito da B a C per questa distanza qui, che è di 1,5 metri. Il valore che otteniamo è questo, è 39, più alto. Questo vuol dire che questa linea e questa linea diventano le tangenti di un tratto parabolico che più o meno sarà questo. Ecco. E la stessa cosa avremo anche qui. E allora come proseguiamo? Partiamo dal punto F. Qui abbiamo un momento antiorario che tende le fibre antiorario, tende le fibre di sotto. Il valore è 20 kN per metro, quindi più o meno la metà di questo, anzi la metà di 40, quindi più o meno abbiamo questa ordinata qui. Questo momento prosegue con andamento costante fino al punto E. Dopodiché non ci resta che unire questo punto con questo. E questo è il diagramma del momento. Abbiamo valori positivi e negativi. Ecco, ci possiamo fermare qui e dunque buon lavoro.